Buongiorno a tutti, buona Epifania, buon 6 gennaio. Io sono Fabrizio della Speedy News, il canale che vi segue 7 giorni su 7, dandovi tutte le news economico-finanziarie sul mondo del lavoro, sulle pensioni, sulle misure a sostegno del reddito e tantissimo altro. Quindi iscrivetevi ora subito a questo canale cliccando sulla campanellina. In modo da rimanere aggiornati sui video che usciranno, mettete like, tantissimi commenti e soprattutto aiutateci con l'abbonamento 1,50 euro circa al mese per sostenere il nostro canale. Mi raccomando, ragazzi, aiutateci. Allora, notizia abbastanza shock. Io ormai ci sono abbastanza abituato nello scartabellare queste notizie. E riguarda di nuovo il reddito di cittadinanza, perché ormai il governo va avanti anche con delle dichiarazioni che non ci si aspetterebbe da un sottosegretario al lavoro, cioè al ministero che dovrebbe creare lavoro. Stiamo parlando ovviamente del sottosegretario Claudio Durigon, che fa delle dichiarazioni abbastanza scioccanti, ma soprattutto io definirei semplicistiche. Infatti, ha dichiarato alla stampa che chi perderà il sussidio nel 2023 deve mettersi in testa solo una cosa, cioè quella di cercarsi subito un lavoro. Quindi, chi è in grado di lavorare si attivi subito perché ci sono 500.000 posti vacanti presso le aziende italiane, che i percettori del reddito di cittadinanza occupabili che stanno perdendo il sussidio potranno attingere a questi posti. Allora, qui logicamente, ragazzi, di fronte a una dichiarazione così semplicistica di un esponente del governo pagato dai contribuenti, che ovviamente dovrebbe facilitare l'incontro tra domanda e offerta, dovrebbe un po' astenersi, insomma, da queste dichiarazioni, perché ok, è voluto cancellare il reddito cittadinanza, siamo l'unico paese in Europa che non ha degli ammortizzatori sociali degni di questo nome, l'è voluto fare, è voluto destinare queste risorse verso altre, diciamo, l'è destinato verso altre forme di spesa, diciamo così, di investimento. Però, insomma, semplicisticamente dichiarare in maniera anche abbastanza dura, no? E arrogante che l'unica cosa che devono fare i percettori è andarsi a prendere uno dei 500.000 posti che sono a disposizione nel 2023, cosa che dove sono questi 500.000 posti? L'hanno tirati fuori, non so, dal cilindro, hanno intervistato le imprese. Comunque, diciamo che tutto questo è abbastanza incredibile, insomma, perché coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza non è che lo stanno facendo per scelta, lo stanno facendo perché di fatto lo prevedeva una legge e di fatto era un sostegno al reddito, ok? Quindi, questo fatto dei 500.000 posti di lavoro è vero, non è vero? È giusto quello che dice il sottosegretario del lavoro? Da dove vengono questi calcoli? Allora, i calcoli sembra che vengano dalla Unioncamere, da ANPAL. Infatti, secondo questi due istituti, nel mese di gennaio le imprese saranno alla ricerca di 504.000 lavoratori. Entro fine marzo saranno 1,3 milioni i posti disponibili per le assunzioni, come riporta il quotidiano online money.it. C'è quindi una crescita dei posti a disposizione del 10,1% rispetto al 2022, quando i posti appunto erano 46.000 in meno. Quindi questo è un motivo sufficiente, secondo, ripeto, il sottosegretario del lavoro Durigon, per mettersi subito alla ricerca di lavoro. Ma voglio dire, no, questa dichiarazione è un qualcosa di incredibile, perché Durigon dovrebbe essere un tecnico, si dovrebbe rendere conto che per far incontrare la domanda di lavoro con l'offerta di lavoro c'è bisogno di competenze da parte di chi chiede lavoro. E quindi la domanda è: ma siamo sicuri che le aziende poi siano disposte a assumere 500.000 lavoratori del reddito di cittadinanza che non sono formati,
non sono in grado comunque di lavorare. Ci sono molte statistiche che dicono che non sono in realtà occupabili questi lavoratori. Quindi sono veramente occupabili o non sono occupabili? Soprattutto chi li deve formare questi lavoratori? Un po' questa è la sfida. Cioè, se tu da gennaio cerchi questi lavoratori, come fai? Già siamo a gennaio a formarli per far incontrare domanda e offerta? Quindi diciamo tutto questo è una semplificazione estrema da parte del sottosegretario che rincara la dose dicendo che il sistema del reddito ha fallito, evidente a tutti, e a chi può lavorare e si adagia nella sua condizione attuale deve comunque darsi una scrollata di spalle, deve comunque mettersi a cercare lavoro. Ok, ragazzi, questa è una cosa veramente incredibile, anche perché il reddito di cittadinanza non è che è stato tolto solo agli occupabili, è stato tolto a tutti, perché per gli occupabili è stato ridotto da 12 a 7 mesi, ma poi dal 2024 il reddito di cittadinanza non esisterà più. Quindi non è assolutamente vero che il reddito di cittadinanza è stato tolto agli occupabili. E poi ripeto, i 500.000 posti a disposizione dei beneficiari, non è detto che le aziende assumano gente che non è formata, che non ha mai fatto quel lavoro. Cioè, hanno per esempio parlato dei lavori per mettere la fibra ottica. Ma non è che tu prendi una persona che non ha mai fatto quel lavoro e la metti a mettere la fibra ottica. Chi farà formazione per mettere in condizione questi lavoratori di poter installare la fibra ottica? Lo Stato? Ma non ci sono neanche le persone che abbastanza per poter formare 500.000 persone. Quindi, ripeto, non so, io consiglierei al sottosegretario di evitare dichiarazioni così semplicistiche, tout court, perché fa passare il messaggio che chi non ha un lavoro e prende il reddito di cittadinanza l'abbia fatto per una sua scelta personale perché non ha voglia di lavorare. E ricordo al ministro che sono sempre cittadini italiani che votano, che hanno lavorato, magari hanno perso il lavoro per svariati motivi e non è che stiamo parlando di persone che non vogliono fare nulla dalla mattina alla sera. Ci sarà pure qualcuno in mezzo a questi che non ha voglia di fare nulla, ma io credo che la stragrande maggioranza di persone sono persone veramente che erano entrate in povertà senza avere né colpa e né peccato. Quindi facciamo attenzione a queste dichiarazioni così magari arroganti e semplicisti, perché insomma la gente comincia un po' a stufarsi, insomma, di tutto ciò. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Io ripeto, rimango veramente basito. Cerco sempre di essere molto diplomatico, cerco di avere attenzione rispetto a quello che dico, però queste sono cose veramente che fanno male perché ci danno il metro, ci danno un po', è un po' la cartina al tornasole di chi ci sta governando in questo momento, cioè hai preso delle decisioni politiche, però dire queste cose facendo di tutta un'erba un fascio che tutti i percettori del reddito di cittadinanza sono persone che non hanno voglia di lavorare, bah, io lo trovo veramente incredibile. Fatemi sapere tantissimi commenti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, soprattutto abbonatevi ragazzi, dateci una mano, sono veramente pochissimi gli abbonamenti, costano veramente pochissimo, 1,50 € al mese e ci aiutano veramente tantissimo, quindi aiutateci, aiutateci, iscrivetevi al canale, campanellina per rimanere aggiornati, like e tutto quello che potete fare per spingere il canale. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video.